Io sono entrato in questa industria 25 anni fa con la stessa domanda in mente. C'è sempre da fare, c'è stato molto da fare nel frattempo, c'è ancora molto da fare oggi, in particolare in fibra ottica. Direi prima di tutto che la sfida per l'Europa è di dotarsi di un'infrastruttura moderna per il futuro del business digitale in Europa. Questa sfida per il continente è una grande opportunità per l'industria. Quest'industria che dovrà costruire l'architettura digitale dell'Europa ha un'opportunità enorme di costruirla bene. Abbiamo bisogno di una rete di qualità e questa è la sfida più importante per l'industria. Sarebbe abbastanza facile fare una rete velocemente di qualità scarsa, mentre il fabbisogno vero sarebbe di avere una rete che possa durare almeno 20-30 anni. Quindi la sfida principale per l'industria è quella della qualità. Se parliamo dell'Italia, che è un po' indietro in Europa, l'opportunità è ancora più grande perché da oggi si può costruire veramente una rete moderna capace di far dell'Italia un esempio in Europa. L'innovazione principale a questo momento sulle fibre si traduce in due cose. Prima cosa, provare a rendere i cavi e le fibre all'interno dei cavi sempre più robusti per evitare le interruzioni di servizio. Siamo sempre di meno pronti ad accettare interruzioni di servizio, c'è sempre più dati da scambiare, quindi è un punto fondamentale per le reti. L'altra cosa è un'innovazione per provare ad abbassare il costo dell'installazione dei prodotti. Quando uno deve investire e fare una rete, il 50% del suo investimento è sull'installazione. Noi sviluppiamo prodotti per abbassare questo costo di installazione perché il cavo rappresenta circa il 10% dell'investimento, mentre l'installazione è la metà dell'investimento. Quindi con cavi più intelligenti si può abbassare veramente fortemente il costo globale dell'investimento. Per l'utente finale direi che avere una fibra o un cavo di qualità scarsa si traduce per un rallentamento del segnale e quindi provoca una differenza tra il servizio che abbiamo concretamente e il servizio teorico che abbiamo nel contratto dell'accesso all'internet. Quindi, quando si parla di una velocità teorica di 100 megabit, per esempio, se i cavi non sono di una qualità sufficiente, vuol dire che alla fine avremo un servizio solo del 60 megabit, per esempio. Questa è una realtà oggi, perché ci sono vincoli dappertutto nelle reti e usare prodotti di qualità è veramente il modo essenziale per gestire questo problema. Il FlexTube è veramente adatto alle reti moderne perché è un cavo che permette di mettere molto più fibre per millimetro quadrato e quando si tratta di fare una rete in città lo spazio conta molto. Di solito ci sono già cavi nelle tubi in città e quindi avere un cavo piccolo con tante fibre dentro è un modo di evitare di riscavare e di usare lo spazio che esiste mettendoci tante fibre. Quindi è veramente un prodotto, una famiglia di prodotti che permette di abbassare i costi di
di installazione in una maniera veramente importante. Abbiamo di recente avuto il record di contenuto di fibra all'interno di un cavo, con un 2112 fibre all'interno di un cavo di 24 mm, è un record mondiale, ma c'è molto di più da fare perché abbiamo già clienti che ci chiedono cavi di 3000 fibre. Il mercato mondiale della fibra ottica oggi è un mercato di 350 milioni di chilometri, di cui 200 in Cina, 40 in Europa, 40 in Nord America, il resto 60 milioni per il resto del mondo. Questo mercato è cresciuto parecchio negli ultimi 5-10 anni. Mi ricordo che 5 anni fa era un mercato di 150 milioni, quindi da 150 a 350, molto tirato dalla Cina. L'Italia all'interno di questo mercato è sempre stato un paese di circa un milione e mezzo, fino al 2014, quando è cresciuto fino a 2,5 milioni, e poi tirato dall'iniziativa nazionale per la banda ultralarga nel sud, ha raggiunto un livello di 4 milioni nel 2015. Oggi l'Italia sta aspettando la partenza del progetto nuovo a iniziativa del governo, come sappiamo, che dovrebbe ancora una volta tirare il mercato italiano verso in alto. Lavoriamo costantemente sull'innovazione perché siamo presenti in più di 60 paesi nel mondo, quindi prendiamo esperienza dappertutto per dare il meglio ai nostri clienti. Il tema del cavo ibrido è un'idea per aiutare tutti quelli che non sono veramente telecom operators a costruire reti in fibra ottica, e abbiamo qualche esempio nel mondo, ce n'è uno abbastanza famoso in Irlanda, un altro in Israele, e adesso arriva il caso dell'Italia, dove queste idee sono veramente oggi sviluppate. Quindi un cavo che porti energia e anche fibra ottica, per in un solo cavo essere capace di portare l'energia della casa e anche l'ultra broadband con una fibra. Il vantaggio sarebbe di essere capaci di fare l'installazione a costo molto più basso.